No, 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 Maggie. Io ti voglio pure aiutare, santa miseria. Hai ucciso tuo figlio, hai ucciso Maggie. Raccontami la tua storia, Selen. Forse è giunto il momento. Dialos, stai facendo un vaso. Forse ha trovato il suo scopo, dai. Ed ecco la parte più inquietante di Elden Ring, ragazzi. Salve. Space Gamers, benvenuti a questo nuovo episodio di Elden Ring, ragazzi. Siamo un po' messi male perché ho appena affrontato un drago di magma in questa zona. Oggi dobbiamo essere rapidi perché dobbiamo fare una quantità di cose, di quest, che non avete idea. E quindi ho, diciamo, ammazzato un po' il tempo. Infatti state vedendo Alexander, l'altro Alexander, che sta urlando. Ma dobbiamo fare un casino. Quindi iniziamo a parlare con lui. Cos'altro da dirvi? Alexander si è levato l'elmo. Oramai è conosciuto in tutto l'interregno. Quindi Victor, sicuro all'80-90%, sa dove siamo, che stiamo facendo. È inutile nascondersi. E adesso andiamo a parlare con Alexander prima che effettivamente soffra troppo. Ho consumato qualsiasi cosa, ragazzi. Quindi, signor Alexander, se lei riesce a parlare in tempi brevi, ce la facciamo. Mi sa che non possiamo parlarci, ragazzi. Mi sa che non possiamo parlarci perché sto prendendo fuoco. Alexa, mi dai 2 secondi che prendo la grazia, porca Eva. Se c'era una grazia qui, questa è la cosa bella. Non mi ricordo. C'è solo tanta gente. Sto andando di qua, ragazzi, perché da questa parte, a parte che devo trovare la grazia in questo momento, ma da questa parte ci serve per andare avanti nella quest di Selen. Finalmente riusciamo ad andare avanti in quella benedetta quest. Il problema è che non c'è una grazia, quindi stiamo andando completamente a caso. C'è un orso runico. Io credo che debba sbrigarmi. Oddio, possiamo clacciarla così forse, sapete? Quante me ne dai di più opzioni? 3. Non mi piace tantissimo. Ma una grazia qui non c'era. Possibile che non c'era una grazia? Eccola qua la grazia, meno male, va? Ora spero soltanto che Alexander non se ne vada, sapete? Questa è una mia piccola paura. Vabbè, comunque è un incontro facoltativo, cioè alla fine non serve tantissimo incontrarlo in tutte le sue posizioni, ma siccome dobbiamo andare da questa parte, volevo farvelo vedere. Vediamo se possiamo recuperare il dialogo. Guarda l'orso unico che vola, attenzione. Non c'era bisogno di fare questo volo. Perché mi volete tutti morti, porca Eva? Speriamo che Alexander sia rimasto lì, sinceramente, perché ho fatto la boss fight col drago e, insomma, vorrei avere il dialogo che tanto ho preparato per farvelo vedere. Ma ho un po' di dubbi, sapete? C'è, guarda, sta soffrendo. Ma mi devi far soffrire pure a me, pezzo di vomito di Alexander. Vieni qua, che stiamo morendo qua col fuoco. Parla. Ah, good sir. What business might you have in such a place as this? I hardly think you're here to temper yourself with flame, considering that. Eh già, guarda la mia vita, Alexander. Your timing, though, is impeccable as ever. I've been making just the thing for you on my journey here. Take it. I'm sure it'll suit you to a T. Oh, un vaso, grazie mille. It's hardly more than lukewarm here. I won't be able to temper my body such that it'll never crack again. Perhaps I'll head eastward. There's an old saying I've caught wind of. Above the lofty clouds, the icy giant's peak doth soar. Giganti. Sì, Alexander, sì. Sto morendo. Va bene, ok. Possiamo recuperare questo. Oltre le nubi superbe si innalza il picco gelido gigante. Va bene, Alexander, va bene. Ci incontreremo di nuovo. Via, me brucia il culo. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato Alexander. Allora, noi dobbiamo andare a farci tutta questa stradina qua. In realtà, gli oggetti che stanno nel mezzo ce ne fregano, perché dobbiamo essere super spediti, perché dobbiamo parlare con non so quanta gente. Dobbiamo finire anche un bel po' di quest oggi. Quindi, iniziamo l'episodio, che già è stato caotico. Iniziamo l'episodio esplorando questo villaggino. È da un bel po' che non incontravamo i semi-umani, effettivamente. Questi sono diversi, sono più piccoli. Sono semi-umani baby. Venite qua, mi rompete sempre le scatole ormai, tutti quanti. Purtroppo vi devo uccidere, mi dispiace, ma io li vedo un po' come gli albinauri. Mi dispiace che siano combinati così, però, oh mio Dio, quella è una cosa di Villa Vulcano. Mi dispiace tanto che sono combinati così, ma fin quando ci attaccano dobbiamo per forza difenderci. Basta, sta cacchio di Villa Vulcano qua, vedo rotto le scatole. Villa Vulcano, ragazzi, che poi faremo... Ti vuoi calmare 2 secondi? Faremo dopo, perché dobbiamo prima entrare nella capitale. Morte di inizio episodio? Ce l'abbiamo? Quasi, dai.
Fammene scappare. Ecco, lo sapevo che lo usavi di nuovo. Porca miseria, mi sono incastrato. Tanta miseria, quanto vi odio. Non vi sopporto. Non vi sopporto. Questo è il più incazzato di tutti. Che sei senza capa, poi. Vieni qua. No. Ok. C'ho un sacco di danni questa volta. Mi piace. Voto 10. Meno male che dopo avremo tanti dialoghi, così stiamo un po' più tranquilli. Forse oggi boss fight. Forse no, sì, le faremo. Il mio intento è arrivare alla capitale. Dobbiamo capire soltanto quante ore ci prenderanno tutti i dialoghi che dobbiamo fare oggi. Villaggio secluso. È un villaggio di semiumani questo. Ma sono studiosi. C'è qualcuno che mi sta attaccando. Studiosi di Raya Lucaria. What? Che ci fanno qua? Magari qualche informazione nuova su i cosi, i semiumani. Potrebbe piacerci, effettivamente. Vieni qua. Bravissimo. Ormai abbiamo un sacco di Hyper Armor, che in realtà non so se effettivamente funziona, però... è incantevole. Grazie. Effettivamente è strano che ci siano loro. Molto, molto strano. Bravo. Questo è verde. Mi sa che era... vabbè, i nomi... come al solito, ragazzi, io e i nomi siamo due cose completamente diverse. Però è Carolos, perfetto. Studio delle comete, se non sbaglio, era. Mentre l'altro, quello blu, era studio delle stelle. Maschere scintipietra di Eriodas. Attenzione, forse c'è un altro corso di studi nuovo. Poi la leggiamo. Polsini da stregone errante. Un bel set di armature abbiamo trovato qui, con anche la maschera. Mi sembra che siano abbastanza simili. La benda è lo stesso colore degli indumenti che ho trovato qui, e c'è una madre semiumana. Che state combinando? Non si capisce. Non si attaccano, quindi vuol dire che sono alleati. Ecco qua, perfetto. Regina semiumana Maggie. Allora, sicuramente dobbiamo uccidere al volo questi. Esatto. Sapete che forse hanno una maschera diversa loro? Forse è la maschera che abbiamo appena trovato. No, questo qua... no, sì, sapete? Non hanno le pietre. Hanno la benda. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Fermi. Fatemi curare. Mi sono incastrato qua. Aspettate, fatemi uscire di qui. Mannaggia. Oh, Alexa salta, porca miseria. Dobbiamo uccidere quello là, per forza. Via. No, Maggie. Io ti voglio pure aiutare, santa miseria. Hai ucciso tuo figlio, hai ucciso Maggie. Sei un mostro. Sei un fottuto mostro. Ok, aia. Vieni qua, Maggie. Vieni qua. Arrivo. Sbram. Oh mio Dio, Maggie. Poverina. Poverina, Maggie. Aspetta. Dicevamo sulle boss fight, comunque. L'oggetto l'ho già fatta la prima boss fight. L'ho fatto off camera, però... mi dispiace, Maggie. Mi dispiace davvero tanto. Non ti ho fatto manco il repost. Sei un po' incavolata, lo so. Ma anche te hai ucciso un tuo bambino qua. È morto così di default, benissimo. Pietra della memoria. Pensavo mi desse qualcosa di Maggie, magari ci diceva qualcosa. E questo cos'è? Posso parlarci? È qualcuno? Grazie. Chiunque tu sia. Ah, comunque è praticamente fatto di pietre. Cioè, non mi sembra umano. Cioè, ha la forma d'umano. Ma ormai è diventato... pietra verde. A questo punto mi viene logico pensare che lui sia... vado a vedere sempre perché mi scordo. Lusat. Lui forse è Lusat. Studio le meteore. Stavo scherzando. Studio meteore. Quelle comete. Meteore e comete. Non è meteore e stelle. Meteore e comete. Ok. Cometa di Azur. Leggendaria stregoneria di Azur. Uno degli stregoni originari. Ah no, lui è Azur. Quando Azor fissò la corrente originaria, non vide altro che tenebre. L'abisso lo lasciò al contempo sedotto e intimorito. Quindi Azor dovrebbe essere di che fazione? Di questa. Però alle pietre blu lui, mentre lui è verde. Strana sta cosa. Leggiamoci questo. Una delle maschere di scintipietra conferite agli scolari di Raya Lucaria, le cui ricerche sono state ritenute meritevoli. La maschera di Hierodas era concessa agli scolari che perseguivano studi nomadici lontano dall'accademia. Ecco perché erano diversi questi ragazzi, perché stavano studiando qualcosa al di fuori dell'accademia, ma non sappiamo cosa. Mi viene logico pensare ai semiumani, però ecco, perché studiare i semiumani? Molto bene, questa prima parte di 300.000 forse, l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo spostarci, perché a parte che dobbiamo
a fare tantissime uccisioni oggi, per conto di Villa Vulcano, per conto di Patches, per conto di Bernal, ma fa un casino. Però a questo punto facciamo un piccolo continuum di questa missione. Finalmente andiamo a parlare con Selen. Selen, tutto quello che vuoi, però sono giorni che non mi parli. Possiamo parlare adesso? Mostra la stregoneria di Azur. Prego. È la sorcery, mio apprentice. Ah, then you have seen Master Azur. Master Azur was a founding Glimstone sorcerer and my first teacher. A stern judge of men. But he must have seen something in you. You make us both proud. We can speak more later, my apprentice. Non vorrei dire, ma il signor Azur aveva qualche problema, tipo era diventato pietra, pietra verde. Raccontami la tua storia, Selen. Forse è giunto il momento. If you recall, I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. It was for attempting to restore the primeval current of Glimstone sorcery. The toothless pedantry peddled by the Carian royal family can rot for all I care. I want Glimstone sorceries that open our minds, unbound by terrestrial taboos, no matter what we give in return. My apprentice, I presume nothing. Teacher and student are not bound to tread the same path. But hear me out, my apprentice. I need your help to restore the primeval current of Glimstone sorcery. Perhaps this is a journey we could take together. Viaggiamo insieme? Si unisce alla Tenna lei, quindi? Splendid. I thank you. This pleases me. It's been far too long since I found a fellow kindred spirit. You must have a fabulous teacher. Ho un favore da chiederti, dimmi tutto. I need your help, my apprentice. Master Lusat is another founding Glimstone sorcerer. And like Master Azur, he was banished from the Academy. Now he languishes in prison somewhere. My apprentice, can you find Master Lusat? With this Glimstone key, you should be able to cross the boundary that encloses him. Spezza il sigillo di Celia, quindi è nei pressi di Celia il maestro Lusat. I need him to restore the primeval current of Glimstone sorcery. He's nigh a child of the stars, such is his body now. Eh sì, ragazzi, cioè, noi l'avevamo più o meno intuito il fatto di queste trasformazioni. Abbiamo visto. Abbiamo trovato le maschere che erano diventate dei. Dei granchi con dei cristalli. E poi abbiamo visto che anche una specie di sfera, sia nelle rovine dove abbiamo incontrato un'altra Selen che ancora dobbiamo indagare, e sia l'abbiamo incontrata all'interno dell'Accademia, questa pietra con tante facce. Quindi probabilmente quelli erano degli studiosi che stavano cercando di fare proprio questo, quello che vuole fare Selen. Indizio su Lusat. After his expulsion from the Academy, I heard that Master Lusat returned to his home, a place called Celia. In the eastern Caelid wilds. Thinking about it, I obtained the Glimstone key I gave you from a Celian sorcerer. It wouldn't be too much of a leap to suppose he's still cooped up nearby. Beh, ragazzi, si torna a Celia. Se non sbaglio, dobbiamo andare qua alla chiesa della pestilenza, ragazzi. Quindi, non ne sono sicurissimo. Però mi sa tanto che dovrebbe essere oltre la chiesa dove abbiamo incontrato per la prima volta Millicent. Non mi ricordo se ci sono dei nemici, sapete? Forse sì. C'era uno stregone incavolato, forse qua. Vediamo se lo troviamo. Dovrebbe essere in una specie di prigione invisibile. Eccolo qua, infatti. Questo è l'indizio. Oh! Questa combina? Bravissimo. Complimenti. Benissimo. Distrutto in 5 secondi. Dammi questo. Sangue animale. Grazie mille. E mi sa, esatto, qua abbiamo una conformazione un po' strana. E abbiamo un passaggio segreto. Ritiro di Celia. Giustamente qua non si vede una mazza. Cerchiamo il maestro Lusat. Sapete cosa sto pensando? Anzi, cosa sta pensando Alexander? Che quella figura femminile che abbiamo visto lì nei quadri all'Accademia di Rhea Lucaria non è che è effettivamente Selen? Abbiamo ipotizzato in un primo momento fosse Ranni, ma è diversa, non aveva i capelli rossi. Noi abbiamo visto che aveva i capelli rossi il cadavere alla torre divina di Liurnia, quindi
Può essere che a questo punto fosse Selen. Anche il fatto dell'esilio di questi maestri mi sembra strano. Più che altro perché all'Accademia si stava insediando lo studio della luna e quindi tutta questa roba qui si è andata un po' a perdere. Non mi è molto chiara questa situazione. Soprattutto non mi è chiaro come proseguire. Altro muro invisibile qua forse? Esattamente. Ben nascosto il maestro Lusat. Perché? Guarda, guarda, guarda. Tutto invisibile. Tre muri. Questo era il chierico belva di Bloodborne, però lasciamo stare. Chissà che creatura si nasconde qui. Cioè, non solo hanno messo tre muri invisibili, hanno messo pure una creatura di ai, salve. Grande infame, un albinauro deforme, schifoso, strano. Vieni qua, non sparire che ti faccio attacco in salto. Dove sei? Dove sei? Sei qua? Bravo, arrivo. Bram, mamma mia. Aia, 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 aia. No, 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 non fare casino, non fare casino. No, te ne sei andato. Mannaggia a te, mannaggia. No, non mi scupare, ti permettere. Oh, si è scioppato. Godo, godo, quanto ti odio. Faccio un po' di reazia di cose, molto bene. Maestro Lusat, perché ti hanno rinchiuso qui in maniera brutale? Ah, sì, sto facendo questa parte senza webcam, ragazzi, perché è un momento lore e sarà un momento lore forse troppo lungo. Forse oggi facciamo un episodio intero senza webcam. Perché dobbiamo parlare con troppa gente. In realtà non mi ricordavo ci fosse il dungeon, devo essere sincero. Pensavo che aprire lì il passaggio segreto ci avrebbe portato direttamente a Lusat. E invece c'è anche un mini dungeon. Stiamo massacrando tutti, ragazzi. Cioè, non c'è proprio storia, siamo troppo forti. Allora, di qua mi sa che è dove siamo arrivati. Poi siamo scesi. E quindi mi sa che dobbiamo proseguire di qui. Dove si va, signor Lusat? Dove cacchio l'hanno buttata? Vediamo se c'è una boss fight finale a protezione di Lusat. No, continua ancora la caverna. Stiamo andando sempre più in profondità. Tanta miseria. Gigantesca. Non me lo ricordavo tutta sta parte. Oggettino carino. Non proprio. Maestro Lusat, maestro, dove sei? Questo è un muro invisibile. Palesemente no. Mi sa che torniamo indietro. Sì, c'è una boss fight. Chi si nasconde qua a protezione del maestro Lusat? Beh, finalmente i cristalliani, ragazzi. Finalmente li abbiamo incontrati qua nella serie. Aia, 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 aia. Beh, tre sono un po' tanti forse, sapete? Forse sì. Allora, vediamo se riusciamo a spaccarne uno. Ma vuoi smettere tu altro? Doppia, doppia. Quanto si gode? Quanto si gode? Vieni qua. Ti distruggo. Boom. Ok, perfetto. Siete tutti bloccati. Bravi, bravissimi. Venite qua. Gofito mana. Ecco, avrei dovuto evocare la tenna, così avevamo un bersaglio. Boh. No, tu con la lancia sei un pezzo di vomito, eh. Ah, ora sono i danni che voglio vedere. Becca di questo. Molto bene, uno esploso. No, no, si fermano un attimino. Sinceramente, a me questa cosa piace. E quindi, beccatevi questo. Boom. Ok. Tutti distrutti. Vieni qua pure tu. Abbiamo fatto abbastanza agilmente pure questa boss fight. Bello che inizia l'episodio. No, mi sa che oggi parliamo soltanto, non facciamo boss fight. Abbiamo già fatte due. Più la terza che ho fatto off camera. Un momento. Ma qua non c'è il maestro Lusat. Quindi questa era la boss fight del dungeon, ma il maestro Lusat non è qui. E dove cacchio l'hanno buttato? Molto molto strana sta cosa. Dove cacchio l'hanno buttato Lusat? No, veramente, non sto scherzando, dove cacchio sta? Secondo me è qua giù. Ho questa strana sensazione. Forse l'albinauro che abbiamo ucciso all'inizio era un indizio che dobbiamo controllare qua sotto. Ecco, 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 un altro stregone. Molto bene. Muori. Ok, questo ha le pietre verdi, anche lui. E qua abbiamo un sigillo. Bene. L'abbiamo trovato, sì, era dove c'era l'albinauro che abbiamo ucciso all'inizio. Te la passi decisamente peggio di Azur, caro Lusat. Mi sa tanto. Stelle della rovina. Ok, dobbiamo portare queste cose a Selen, subito. Quando Lusat scrutò la corrente originaria, fu testimone degli ultimi istanti di una colossale ammasso stellare. Di un colossale ammasso stellare. E quella visione straziò anche lui. Selen, siamo sicuri che vuoi fare quello che stai facendo? Riguardo alla richiesta. The form you see before you is merely a projection. My body lies elsewhere.
But the Academy's shackles prevent it being moved. My body is on the Weeping Peninsula. Quindi è davvero lei? È davvero lei che stava lì alla penisola del pianto? In the ruins just down from the Church of Marica, past the plain of the Wandering Mausoleum. Can you make the journey to my body? I have something that I can only trust with you. Posizione di Liusat, riguardo la richiesta, ho troppe cose da capire. Selen non ci ha parlato per 200 episodi e mo se n'è uscita. Posizione di Liusat. Who could have guessed? What a place to find Master Liusat. You have my gratitude. This is all your work. I am truly pleased to have you as an apprentice and a kindred spirit. This is a mere token of my thanks. Please take it. Ah, grazie, ne abbiamo solo 200. This brings us a full step closer. The bodies of Masters Azure and Liusat can be admitted to the Academy. If only I could undo these wretched shackles. Ok, andiamo a liberare la vera Selen allora. Oggi è episodio Selen, abbiamo capito, va? Allora, era qui, esatto. Dobbiamo fare mille quest, ragazzi, mille oggi, mille. Mamma mia, quanta roba dobbiamo fare. Non mi rompete le scatole, no, dovete rompermi le scatole oggi. Non voglio fare un combattimento extra, veramente. Abbiamo troppa roba da fare, troppa, troppissima. Basta, fermi tutti, pure voi marionette del cacchio. Fermi, qua è riapparso il coso, lo sapevo che era riapparso. Lo sapevo. Fa un masso di cose. Ha tutte le maschere comunque dei corsi di studio che abbiamo visto. Tutte le maschere. L'abbiamo notato un po' meglio adesso. Sì, non rompete scatole, via. Correre, aspetta. Qua mi seguono, mi ammazzano, poi ammazzano pure Selen, mi ammazzo io. Ci ammazziamo tutti qua. Selen, sei tu quindi. My apprentice. Thank you for coming. These shackles take a toll on us all. There is something I need you to look after. My primal glintstone. A star has fallen and my fortunes waver. Someone may come for my life. And so, I entrust it with you, myself. Qualcuno gli dà la caccia. Accetta la scintipietra primigenia. Cose strane sta vedendo oggi Alexander. Ha tipo legato la sua anima a una scintipietra in maniera tale che può cambiare corpo. Scintipietra primigenia di Selen. Che cosa strana mi hai dato? Thank you, my apprentice. This is my essence. Please treat it with care. Allora, io sinceramente ci ho capito poco, quindi leggiamo subito sta roba qui. Scintipietra custodita nel corpo di Selen. Sembra ancora viva, al suo interno si intravedono i vasi sanguigni. La scintipietra primigenia è l'anima di uno stregone, ok. Se è trapiantata in un nuovo corpo compatibile, Selen potrà tornare in vita. Apprendista, prova il disgusto? Sinceramente un po' sì. Però è per questo forse che si tramutavano in pietra, perché effettivamente la loro anima è una pietra. E qui, grazie al dono della preveggenza, possiamo fare una bella giocata, ovvero ci possiamo riposare un attimo. Quindi vai qua, grazie a quarta chiesa di Marica. E possiamo trovare effettivamente, se abbiamo fatto tutto giusto, il sicario che voleva uccidere la nostra Selen. E quindi andiamo a vedere, andiamo a conoscerlo. Chiaramente te devi rompere sempre le scatole. Sì, sono tutte quante, ragazzi. Tutte le maschere stanno. E Ser Geraint, come si chiamava questo? Quello che organizzava il festival. Che cacchio fai qua? Ah, well met. I hardly expected to see the champion of the festival here, of all places. You didn't know Selen, did you? Well, whatever the case, she's dead now. Just put it behind you. She was known as the Graven Witch. Obsessed by the primeval current, countless sorcerers fell to her hand. The most dangerous mage in the entire history of Rhea Lucaria's academy.
Oh, attenzione, ci ha messo sotto un'altra luce Selen. Quindi sì, effettivamente questo corpo è morto. Hai qualcos'altro da dirci? It is strange though. The woman, she was like a husk. Her soul already fled. I suspect Selen lives on elsewhere. I'm sure she'll turn up eventually in another body. A sickening thought, but one that won't stop gnawing at me. Quindi gli studi di Selen hanno portato alla morte parecchi stregoni. Ora, non è che mi fidi tantissimo. Vabbè, in realtà non mi fido manco di Selen, sinceramente. Però non mi fido molto di lui, quindi... Adesso assecondiamola. Andiamo a parlarci di nuovo. Non c'è più Selen. Holy shit. In realtà noi conosciamo un'altra posizione di Selen. Perché c'era una specie di fantoccio... negli studi di Selovis. Siccome è morto a sto punto, mi sa tanto che possiamo andarci tranquillamente. L'episodio infinito. Oggi veramente un casino dobbiamo fare. Stiamo facendo avanti e indietro. Tu non rompere le scatole. Bravo, bravissimo. Qui ci dovrebbe essere il corpo di Selen. Un corpo che forse possiamo utilizzare mettendogli sta pietra qui, che sembra essere l'anima, la sua anima. Abbiamo detto l'anima degli stregoni. E quindi... trasferisci la pietra primigenia. Ecco qua. My apprentice. Just how long has it been? Thank you. You've helped me fill a new body once again. And it's truly a gem. Young and full of vigor, a snug fit for my primal glintstone. Better still, I've shed those awful shackles. Finally, I can return to the academy. To expel the Carian royal family and restore the primeval current. My dear apprentice, I owe this all to you. Scacciare la famiglia di Caria. Mi sa tanto che si è scacciata da sola. C'è solo Renna là che, insomma, non ha. non ha più un proprio pensiero, ecco. Quindi la puoi anche lasciare viva. Ecco, in questo caso, se dovesse attaccare Renna là. Forse Alexander interverrebbe. Ripeto, non ci fidiamo troppo di Selen, ma sicuramente ci fidiamo di più di quel tizio che abbiamo visto praticamente una volta sola. Rennala sembra star bene, quindi lei non è ancora arrivata? O forse ha incontrato Ser Jaren? Intervieni per sfidare la strega Selen. Oh, possiamo aiutare uno o l'altro. Beh ragazzi, io forse mi fiderei di Selen, forse però, Forse è la prima volta che potrebbe sbagliarsi il nostro Alexander. Aiutiamo Selen, però. Bringer of my death. You have my gratitude. Liberata dalle sue catene. Aspetta, fatemi leggere, ragazzi. Ser Jaren, no, non lo fare. Ser Jaren, uno stregone anche lui. Serge, porca miseria. Serge, basta. Non mi uccidere, Serge. Mica quanto è forte Selen, porca Eva. Fatto una tempesta di cose devastante. No, non dobbiamo permettere di uccidere Selen. No, no, dove vai? È la prima volta che qualcuno ci ignora così tanto. Vuole proprio ucciderla. Mamma. Fermo, Sergeren, fermo. Cacciatore di streghe. Maschera dell'eccentrico. Questa è tutta l'armatura del nostro Jaren. Dov'è Rennala? Ah, my apprentice. You've saved my skin once again. Do you see this? The Queen of Caria is no more. With the bodies of Masters Azure and Lusat returned, the Academy can hone the primeval current. So that we, fallen children of the stars, shall beam with brilliance once again. My apprentice, will you stay with us here at the Academy? I know it's not possible. You have your own calling. To be the next Elden Lord. But do think of me. Of your teacher. On the eve of your crowning. You will always be my darling pupil. Rest assured that I... No. The entire Academy will swear allegiance to the new monarch. My apprentice. Become Elden Lord. Allora, Ranni potrebbe avere qualche problema adesso, però ci siamo fatti un grossissimo alleato, dato che l'Accademia di Rayo Lucaria ha giurato fedeltà al prossimo monarca, al prossimo Lord Ancestrale, ovvero noi.
Però ho ucciso Rennala. Mi sa che ci siamo sbagliati. Dovevamo aiutare Ser Jerren. Perhaps I'm jumping ahead, but here is a symbol of my allegiance and the Academy's. Chris discinti pietra. Do you recall what once I told you? That glintstone is the amber of the cosmos, and sorcery is the study of the stars and the life therein. When you become Elden Lord, please illuminate me. Lay bare the secrets of life which course the Elden Ring. Next time, I will be your student. Dopo quello che hai fatto qui, non lo so, sinceramente, Selene. Oh, one last thing. If you fail to claim your throne, you can always pay me a visit. Oh, don't fret. Even my dullest pupils will always have a place here. Mi dispiace per Rennala, ok che oramai era un guscio vuoto, però mi dispiace che sia stata cacciata. Rennala, hai qualcosa da dirmi? Mi sa tanto che è difficile levarci da qua, vero? Non ci dice niente. Che è successo a Selene? Cos'è quello schifo? Oh? È quello che ci ha attaccato alle rovine. Maschere scintipietre di grana. Helen? Beh, Selene in un certo senso se l'è cercata. Ha cercato innanzitutto di spodestare la regina di Caria, che a quanto pare mi sa tanto che anche in questa versione non si può assolutamente sconfiggere. Noi ce ne siamo riusciti perché siamo noi. Però ecco, sembra essere abbastanza forte anche in queste condizioni. Mentre i suoi studi l'hanno portata a diventare come gli altri studiosi. Quindi questo ammasso di roccia con tutta la conoscenza che alla fine l'ha fatta diventare, non lo so, un guscio vuoto praticamente. Infatti non riesce nemmeno a parlare. Mi dispiace, Selene, ma devo essere sincero, te la sei un po' cercata. Proseguiamo il nostro viaggio. Dobbiamo tornare adesso al villaggio dei vasi. Abbiamo tanta roba da leggere. Signor Vasaio qua. Signor Cuso. Effettivamente il suo nome non ce l'ha detto. Oh! Hello again, cuz. I'm happy you came back. I have good tidings for you, cuz. Have you noticed the rare flowers growing in this village? I asked the villagers if you could pick some of them. And they said you'd be very welcome. Quanto è bello. Go on, Kaz. You really should pick some of our flowers. Who knows? They might be of some use. Tecnicamente adesso dobbiamo ricaricare la zona un bel po' di volte, ragazzi. Mi sa, eh? Mi sa. Se abbiamo fatto le cose bene. Ok, prima volta. Il nostro vasettino è ancora qui. Vediamo se ci dice qualcos'altro. Oh, hello again. Say, cuz, have you met Uncle Alexander? He used to live here with us, but then he left to be a champion. I asked to go with him, but he said, the path of champions must be trod alone. So, è proprio Alexander. Right? I miss him, though. If you see him, you should ask him to teach you how to fight, cuz. He's big and tough and strong. In realtà siamo noi che lo stiamo addestrando, caro Vasino. Uncle Alexander said he won't be back again. My home is of the past, and the past, as they say, is a different country. I suppose that's part of being a warrior, isn't it? So, please don't tell anyone, cuz. But I'm actually a warrior Jar as well. One day I'll be just like Uncle Alexander. And I'll have to leave the village to become a champion. Il passato è un paese straniero. Beh, questa frase ha molto toccato Alexander. Cioè, noi. Non Alexander Vaso, noi. Perché in effetti Alexander non torna a casa sua da chissà quanto tempo. Sempre alla ricerca costante di Victor. Una vita veramente stressante, piena di viaggi, piena di mondi. Piena di queste situazioni che non conosciamo nulla. E dobbiamo cercare di integrarci senza però fare troppi casini. Ah, mamma mia, che vita, Alexa. Dobbiamo ricaricare ancora la zona.
100.000 volte per andare avanti in questa quest. Ah, hello again. Do you know what a poacher is, cuz? They hunt us, smash us, and then take us away. This village is kept secret, so I think we're safe here. But you should be careful if you ever meet one of them, cuz. I hope Uncle Alexander beats them all up first. Dei bracconieri avevamo letto tramite la descrizione dei pezzi di vaso, quindi non ci ha detto nulla di nuovo. Ennesima volta ricarichiamo la zona. Oh, hello again, cuz. Have you heard? A new potentate's come to the village. È arrivato. I think he said his name was... Ah, è proprio Diallos. He seems a little down in the dumps, but his hands, as smooth as silk. Ce l'aveva detto lui che con le sue mani non si è mai sporcato di sangue. E quindi non era un abile combattente. Alexander, diciamo che gli sa riconoscere i combattenti. Quindi effettivamente le sue mani servono per fare i vasi. I don't know. I'm a little disappointed, actually. Even though good Sir Diallos has a wonderful suit of armor, he says he isn't a warrior. And since he's a coward, he won't be fighting anymore. His smooth and silky hands feel nice when he pats us. But I wish we had a potentate big and strong like you. Oh, vuoi uno grosso, gigante, e poi mi dici che ho le mani troppo rovinate perché ho lo spadone della morte. Scusa, deciditi, figlio mio. Ma soprattutto, Diallos, dove cacchio sta? Scusatemi, cioè, Diallos vuol dire che sta qui. Posso parlarci, posso interagirci. Well, aren't you full of beans? No wonder you're covered in muck. Diallos, stai facendo un vaso. Forse ha trovato il suo scopo, dai. Oh, my friend, it's been far too long. I have to say you caught me at a rather low point. But as you see, I've put all that behind me. Left the volcano manor, forging my own path now, making my own choices. Even a fool like me can look after some simple jars. Do you pity me? Well, don't. I feel like for the first time in my life, I'm on the straight and narrow. A fool I may be, but I can look after some simple jars. Do you pity me? Well, don't. I feel like for the first time in my life, I'm on the straight and narrow. Ok, dai, abbiamo trovato uno scopo per Diallos, almeno. Se non vuole fare il combattente, forse ha rinnegato il fatto di aver rinnegato la casata Oslo, magari ancora li brucia dentro. Però magari questa nuova mansione potrebbe fargli scordare un po' il passato. Un po' come ce n'ha parlato il vasino prima, il passato è un paese straniero. Mi faccio il mio livellino e poi cambiamo zona, ragazzi. Iniziamo a uccidere un po' di bersagli e andiamo avanti. Come non detto, raga. Come non detto. Qua è passato qualcuno, ha ucciso i vasi e il vasino lì non c'è più. Bracconieri, sicuramente. Vasino, sei tu? Oh, cuz, I'm glad you came. But we're fine now. Diallos fought the poacher, though quite a lot of us got broken. I won't cry, though. I'm a warrior, Jar. A warrior. The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I want to be one day, cuz. Even if I'm scared, I'll still fight to protect everyone. Oh no, Diallos, no, 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 no. Ah, you. Are the jars, are they all right? Did I defend them? Li hai difesi, non l'hai fatto. Allora, vediamo un palcoscenico un po' da scene horror. Però uno l'hai salvato, caro Diallos. Sei comunque stato un eroe. Then all is well. This fool proved his worth. In the end. No, è morto Diallos. Porca miseria. Però nonostante non sapesse combattere, ha difeso con le unghie e con i denti i vasi. Ma i bracconieri se ne sono andati. Che disastro, che disastro. Vasino, mettiti al sicuro. Vieni con me. The tale
Niente, non ci dice niente. Porca miseria. Vasino, non mettere le mani là, che sappiamo cosa stai combinando, che l'ha già fatto il nostro caro Alexander. Non è che ti stai mettendo i resti di Dialos dentro il vaso? The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I'm going to be. One who protects everybody. È impazzito pure lui. Dice sempre sta cosa. Sì, vabbè ragazzi, qua è un continuo. Torna alla grazia, ricarica la zona. Parla con la gente. Torna alla grazia, ricarica la zona. Ce la faremo, ce la faremo. Anche perché la sua quest del vasino adesso si interrompe qui, perché poi bisogna dargli un oggetto che lo troveremo praticamente dopo il DLC. Quindi interromperemo qui la sua quest. Thanks for coming back, cuz. I've been thinking. It's time for me to set out on a journey as a warrior jar upon the path of champions. Eccomi qua ragazzi, sono tornato, mancavo da un po'. Allora, non so se lui parte punto e basta, oppure dobbiamo dargli un oggetto in particolare, perché a lui possiamo dare i resti di Alexander. Poi lo vedremo più avanti cosa succede. Se runa dei numi, frusta maschera di Dialos. Se gli diamo poi quei resti, lui sparisce. Ora non so se sparisce in ogni caso, anche se abbiamo, ora che abbiamo triggerato il suo dialogo, oppure effettivamente dobbiamo dare i resti. In realtà i resti non glieli voglio dare perché sono molto forti. È un talismano molto molto forte, e quindi non glieli voglio dare perché ci darebbe un altro talismano che non ne vale molto la pena. E quindi niente, la quest del vaso finisce qui, del vaso piccolo. Non c'è neanche il suo nome. Abbiamo fatto ben due quest oggi ragazzi, ma dobbiamo andare ancora avanti perché è infinito questo episodio. Allora iniziamo a uccidere un po' di gente. Non vorrebbe farlo Alexander contro di sé, ma dobbiamo farlo per forza. Quindi drago di Magma Makar, anche questo l'ho recuperato off camera, perché qua dobbiamo farci una sfida, se non sbaglio la sfida di Patches. Quindi sicuramente qua stiamo facendo qualcosa di non all'Alexander, perché fino adesso stiamo uccidendo dei sicari delle due dita, che per quello che stiamo facendo nel nostro viaggio ci può anche stare, ma qua invece stiamo uccidendo qualcuno che ci ha detto di uccidere Patches, quindi sarà sicuramente qualcosa di buono. È un bel giga guerriero questo, eh? Aspetta che io mi volevo buffare prima, grazie. La facciamo. Oh, che cacchio mi hai lanciato? Un pezzo di vomito. Che pure la balestra c'hai, eh? Vieni qua. Sbrem. Sbada. Brem. Peccato. Peccato. Aia. Aia, il martellone è forte. Il martellone è forte. Beccate. Bravo con la balestra. Arrivo. Ok, perfetto. Siamo colpiti a vicenda, ma ho avuto la meglio. Attenzione, attacco di Smaug. Vieni qua. Boom. Molto bene, distrutto anche lui. Elmo dell'Ariete, tutta la sua armatura. Poi ce la leggiamo, ci dobbiamo leggere un fottio di cose. Ma andiamo ancora avanti. Tecnicamente abbiamo fatto tutto quello che volevo fare. Adesso dobbiamo andare da questa parte, perché dobbiamo andare a parlare con Corin, maschera d'oro, capitale, macello, macello. Una cosa che possiamo fare tranquillissimamente adesso è prendere la mappa, perché la mappa era qua di fronte e io ovviamente non l'ho manco vista. Adesso la prendiamo, iniziamo a vedere un po' la mappa com'è fatta. Effettivamente dobbiamo andare a prendere anche Millicent. Voglio piangere oggi, voglio piangere. Quanta roba dobbiamo fare. E poi dobbiamo fare anche le radici. Non so se ce la facciamo a fare le radici, sinceramente. Questo è forse quasi impossibile, fare le radici. Ci proviamo, raga. Adesso andiamo a prendere Corin, maschera d'oro e Millicent. Grazie, meno male. Prendiamo prima la mappa anche. Vi faccio vedere anche dove c'è l'oggetto da dare a Seluvis, qualora vorreste fare anche un altro piccolo step per la sua quest. Stiamo facendo di tutto un po' raffazzo. Nato Melina. Your seamster. Bok. I see him crying. From time to time. I think he misses his mother. He wants someone to tell him he's beautiful. Does being born of a mother mean one behaves in such a manner? Si è affezionata talmente tanto a Bok. Ok, Melina, forse dobbiamo andare a parlare anche con Bok, effettivamente. Bok, perché sei così? Bok sta qua? Scusami, dove sta? Ehi, Bok.
Bok, che ci fai qua? Ho un favore da chiederti. Bok, non ti permettere. Master, may I ask you something? Would you mind if I called you Lord? I heard that you and the other Tarnished seek the throne of the Elden Lord. Well, I know that you will be the one. And you'd make just the manner che bello avere gente che ha fiducia in me. So please, if you would, allow me to call you Lord. Puoi chiamarmi così, certo, Bok, quello che vuoi. You don't say. Thank you. Thank you. My Lord, my Lord, my Lord. Please become Elden Lord. And please let I, Bok the Seamster, remain at your side. Bok è il mio consigliere. Basta, basta, troppo bello, Bok. Forse, sì, sì, stai sempre con me. Che bello avere degli alleati fidati. Fino adesso, Ranni, Bok, Melina, anche possiamo metterla nei nostri ranghi fidati. Millicent. Vabbè, Hugh e Roderica, per forza, c'è amore totale per loro. Ci stiamo facendo un po' di alleati, eh. Alleati che magari non sono forti in battaglia, però... Oh, sempre alleati sono. È finalmente la mappa. Si gode un sacco. Signor Corin, lei era da queste parti, quindi si sbrighi a cicciare fuori che qua abbiamo tanti impegni. Dove stava Corin? Stava da queste parti? Ci sono i soldati che sinceramente non me ne frega niente. Corin, dove sei? Qua c'è la leggidita. Mi sono perso, Corin. Fu così che Corin è stato ucciso e io mi sparo nei denti. Allora, forse possiamo recuperare anche l'oggetto da dare a Selovis. Ragazzi, vi faccio vedere la sua posizione. E poi cerchiamo Corin, perché l'ho un po' perso, sinceramente. Dovrebbe essere qua sotto. Caro Torrente, tu muori? Vediamo. No, perfettissimo, fantastico. Eccoci qua, ragazzi. Faccio vedere magari anche il punto sulla mappa. Se me la fanno aprire, è proprio qui. In questo cratere qua. E quindi possiamo prendere l'oggetto che potevamo dare a Selovis per fare un piccolo step in più della sua quest. Ci dava un talismano, fine. Fine della quest di Selovis. Non serve a niente. Poi sarebbe andata come è andata, nel senso che moriva perché è un pezzo di vomito. Ma andiamo a cercare Corin. Non l'ho trovato, ragazzi. Non c'è qua Corin. Dove cacchio si è ficcato sto deficiente qua? È un nomade, minchia. Da un sacco di tempo non incontriamo il nomade. Che ci vendi di carino? La sopravveste dell'albero. Un po' di scudini. Vabbè, tanto poi comunque... Cioè, rimane sempre quel fatto che dobbiamo tornare tutti i nomadi possibili e immaginabili per comprare tutte le loro cose. Ma io ho... soltanto una cosa in mente adesso, ovvero trovare Corin. Questa cosa dove mi portava? Forse da maschera d'oro? No, non mi porta da maschera d'oro, ma mi porta praticamente da maschera d'oro. Quindi sei tu il famoso maschera d'oro. Sei un po' strano anche tu. Sei un po' deturpato, dovresti mangiare di più forse, sai? Sei molto, molto strano. E non ci parla. E indica l'albero madre. Ok, va bene. Fratello, io me ne vado. Ok, recuperiamo Millicent, ragazzi. Alla velocità del pensiero proprio. Dobbiamo andare a questo villaggio qua dei mulini. Ovvero la parte più inquietante di Elden Ring, ragazzi. Non credo che ce la facciamo a fare tutto quello che volevo. Quindi mi sa tanto che facciamo Millicent, Corin. E forse proprio sbirciare un attimo la capitale. Ma dobbiamo chiudere. Potere del montaggio, vieni a me. Cerca di fare un episodio da un'ora, Pasquale. Ce la puoi fare. Credo in te. Dominula, villaggio dei mulini. Ed ecco la parte più inquietante di Elden Ring, ragazzi. Salve. Tutti contenti qui. A quanto pare. E sappiamo che il nostro Alexander non attacca a chi non lo attacca. Quindi, apparentemente queste sono indifese per Alexander. Stanno ballando, semplicemente. Magari, forse, rubare quell'oggetto potrebbe triggerarle tutte, può essere. Però non ci stanno attaccando. Perché sono così felici? Perché? È Taronica. Non ci attaccano, va bene. Potrebbe essere una festa di paese, potrebbe essere il fatto che siano state ammaliate, potrebbe essere un sacco di cose. Siccome abbiamo visto che, insomma, l'interregno è abbastanza caotico, porca! Ma lo sapevo. Occhi rossi. Ah, affancavolo, sto cane. Scusatemi, scusatemi, state festeggiando qui un attimo fa, ma mi attaccate.
Vedo un po' pezze di volto, eh. Non mi fido moltissimo adesso a passarli vicino, eh. Sento che loro cantano, ballano. Ferme là, state buone. Io vado qua sopra. No, ecco che staccano, guarda, guarda, guarda. Bravissima. Becca di questo. Dammi l'oggetto, runa aurea. Bravissima. Ok, quella non se ne fregano niente. Prepare yourself, my dear Alexander. Guardala chi sta, guarda. Grande, infame, non sei altro. Guarda che t'ho visto, eh. Che cacchio mi stai a fare, l'apostolo delle mie palle. Vieni qua, vieni. Ti sbonno, arrivo. Forse mi sbonna lui. Dai, che palle, Alexander. Niente, niente da fare. Niente da fare. Volevo fare attacco caricato, volevo fare la mossa, niente, non è entrato niente. Non devo sottovalutare i loro danni, anche perché, anche in preparazione agli LC, perché gli LC, questi danni saranno triplicati forse, quindi devo stare attento. Devo andare un po' più tranquillo. Soprattutto attaccarlo quando effettivamente lo posso colpire. Oh, che belli sti danni, mi piacciono. Bravo, boom. No, ti volevi stordire però. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Fammi curare. Perché sei qui tu? Perché? Mi fai sapere? No, non me lo farà sapere. Mi vuole solo uccidere lui. Oh, serpentino. Serpentino curioso. Intelligente. Però noi siamo stati fortissimi. Questo è un attacco nuovo. La fiamma nera. Un'arma che potrebbe servire molto a Victor. Dai, fatti fare l'attacco in contromossa qua. Non ci arrivo. Via, 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 via. Ah, ho rischiato. Ho rischiato perché voglio fare l'attacco in contromossa. Questo è bellissimo. Sei fichissimo. Via. Arrivo. Prendo. Dai, che palle. Volevo fare... Mannaggia. Va bene. Volevo fare il contrattacco, ma non ce l'ho fatta. Meno male che l'abbiamo ucciso. Scorticatore di sacriderma e nera fiamma funesta. Dov'è Corin? Sto ancora pensando a lui. Dov'è Corin? Ora devo andare a cercare sulla wiki. E adesso, tecnicamente, qui ci dovrebbe essere qualcuno. Vero, Millicent? Ti sei messa sto cacchio del braccio? Ah, finalmente. Ah, we meet yet again. The arm you gave me truly is a thing of wonder. It feels just like my own. Even handling a sword. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am sure of my skill with the sword. Thus, I would have you call upon me in battle, should you ever have the need. Mi piacerebbe evocarla qualche volta. I would have you call upon me in battle. It is the only way that I can express my thanks. Immagino che si ricarico la zona, lei puff sparisce via, giusto? Fatemi constatare. Eh sì, ok. Oh, abbiamo fatto, ragazzi, ci siamo. Siamo quasi. Adesso, dov'è Corin? Mi serve Corin, tipo adesso. E poi andiamo alla capitale, perché qui c'è la mappa. Qui c'è il bersaglio nostro. Missione trovare Corin. Questa è la missione, non me ne frega niente. Non è che è tornata la rocca. Ah, tra l'altro la rocca, raga, ho dimenticato di andare a parlare con la rocca. Quante cose dobbiamo fare oggi? Dovrebbe stare qui, ragazzi, dovrebbe stare qui. Dov'è Corin? Dov'è Corin? Ma perché non mi è apparso? Quale cacchio è il problema? Dovrebbe stare proprio a fianco alla mappa, come sapevo, giustamente. Non è che so cieco io. È qua. Dovrebbe essere proprio in questo punto. Corin, dove sei? Che cacchio ci fai qua? Che cacchio ci fai qua? Io t'ammazzo. Ah, I have been waiting for your return. I've decided to leave the round table hall. E mo ti stai pure prima l'avevi detto. I'm off in search of the noble gold mask. We may not meet again for some time. If there's any incantations you wish to learn, now's the moment. Solo una spadata ti meriti. Ti giuro che ti odio. Ti giuro che ti disintegro. Mamma, mamma, hai fatto perdere sa quanto tempo. Vattene via, non voglio niente da te. Ma dato che siamo qui, dato che siamo qui, lì c'è una porta che si è aperta. E quindi, niente. Dobbiamo parlare con l'ennesimo NPC. Have you ever felt the curse? With your whole... Sembra essere un'evocazione, però. Cioè, lui non è fisicamente qui. Feared and despised by all. The reviled blessing. Apparently not. You are but a lamb.
A stranger to Defarm and ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. Lo so che non si giudica il libro dalla copertina, ma ecco, se tu mi presenti, ti presenti così, io sinceramente non mi fido mai di te, ma mai. I asked you not to disturb me. Be thankful of the whole serenity. It is all that keeps your death and defilement at bay. Dato che siamo qui, a sto punto vediamo anche di recuperare il dialogo con Roderica, perché le possiamo chiedere un'altra cosa a lei. Non so in merito al velo che abbiamo trovato al castello Gran Tempesta, ma mi sa proprio di no. Però a sto punto, dato che siamo qua, possiamo parlare con lei. C'è una cosa che devi sapere. I need to warn you about something. A little while ago, someone started lurking in the wing on the opposite side of the round table. And I can eccolo, con cui abbiamo appena parlato. All the way over there. The howling and wailing of spirits in fear of a curse. I can even hear the repulsive twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. I can't even imagine. How much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. Ci abbiamo già parlato, Roderica. Effettivamente non mi fido manco io di lui. Vediamo se Hugh ha qualcosa da dirci in merito a quella figura rossa là. Non ci dice niente, Hugh non ha paura di niente. Però ehi, tu tizio rosso, strano, brutto, non far spaventare la mia Roderica. Era ora, Cory, che te ne andassi dai Marons, mortacci tuoi. Di conseguenza adesso Cory dovrebbe essere dove mi ricordavo. E infatti, grande pezzo di vomito, mi hai fatto perdere una quantità di tempo infinita. Meno male che posso editare il video e tagliare le mie bestemmie. Ah, look who we have here. How delightful to meet a familiar face, even after departing the round table hold. I've been doing some learning of my own since then, actually, and will happily pass it along to you. Ha nuovi incantesimi, forse. Infatti ne ha due in più. Però prenderemo tutto dopo, leggeremo tutto dopo. Rivela dove si trova Maschera d'Oro, che poi il dopo sarebbe praticamente dopo il DLC. Do you sport with me? From your description, it can be no other than the Gold Mask himself. Of course. Of course, I knew he would be close by. Bless the Golden Order and its benevolent rays. And to you too, my sincerest thanks. Manca un premio, manca un bacetto, niente proprio. Tu antipatico, mamma, tutti antipatici. Meno male che sta Bocca, meno male che sta Melina. Allora, qui prendiamo il portale, andiamo alla Maschera d'Oro, parliamo. E poi io sono disperato. Aiuto, aiutatemi, non ce la faremo mai. Meno male che abbiamo Varre. Meno male che c'è la quest di Varre, ragazzi. Meno male che c'è la quest di Varre. Però sarebbe un casino. Venite qua, piccioncini. Vi devo dire due cose. Prima una spadata a Corin. E poi... niente, ragazzi, sono impazzito oramai. Lasciatemi stare. Ah, we meet yet again. Thanks to you, I have become acquainted with the noble Gold Mask himself. And taken my place by his side, as you can see. Have no fear. I will still teach you incantations as before, though we must do so quietly, such that we not disturb the great master's cogitation. Non te lo vorrei dire, ma non parla. Però riguardo al nobile Maschera d'Oro, magari ha capito qualcosa in più di me. The master is always deep in contemplation, while I frantically attempt to record his wisdom, the movement of his finger, and though I am yet to comprehend even the daintiest morsel of his wisdom, I know that this is my life's calling. The Golden Order has bestowed me, talentless as I am, the great duty of documentarian. Documentare il dito di Maschera d'Oro. Maschera d'Oro, una parolina. Ce la facciamo, ragazzi, ce la facciamo. In realtà, praticamente penso di prendere la mappa e chiudere l'episodio, perché il tempo è quello, cioè siamo... a due ore di registrazione, non so se riesco a chiudere tutto in un'ora io sinceramente. Qua dobbiamo scappare obbligatoriamente, altrimenti è un casino. C'è un bel po' di gente, dipende dalla capitale, giustamente direi anche. Ma dobbiamo reclamare qualcosa noi. Anzi, in realtà dovremmo parlare prima con Marika per chiedere di Victor.
che era la nostra missione principale. Poi, insomma, abbiamo conosciuto Ranni. La nostra missione è un po' cambiata, perché abbiamo scoperto che qua all'Interregno le cose non è che funzionano proprio bene. Guarda un po' che si rivede, dall'episodio 1 che non vi vedevamo. Ma io me ne vado. Via, veloce. A meno che non devo ucciderli per forza, che c'è una nebbia. No, ok. Posso ignorarli. Beh, se venite uno alla volta. Oh, che bravi bambini. Venite qua. No, non sono alla volta. Perché l'ho fatto? Perché io non devo perdere tempo, Pasqua. Non devo perdere tempo, non devo perdere tempo. Santa miseria, santa miseria. Fatemi correre qui. Perché lo stoppa? Corri, torrente. Corri, corri, corri. Facciamo tipo la manovra incredibile. Leclerc, attenzione, via. Perfetto, non ce l'ho fatta. Però siamo ancora vivi. Siamo ancora in piedi. Corri, corri, corri. Via di qua. C'è la grazia. C'è la grazia. Datemi una grazia. Fatemi una carezza. Fatemi finire questo episodio, vi prego. Abbiamo ottenuto un bel po' di cose di Dialos. Abbiamo ottenuto un bel po' di cose da parte di Selen. Quindi, leggiamoci questo oggetto qui. L'ambra di luce stellare che dovevamo dare a Seluvis. Effimero frammento che emana un pallido bagliore ambrato. È tutto ciò che resta di un fugace lampo di luce stellare. Se è vero che le stelle determinano il nostro fato, gli astri color ambra devono dominare sul destino degli dei. Ed è stata proprio questa idea a ispirare l'uso dei frammenti nella preparazione di un infuso assai speciale. Non può essere consumato dai semplici umani. Infatti è un infuso che avrebbe preparato Seluvis da dare poi a Ranni. Ma meno male che non l'abbiamo fatto. Ovviamente ragazzi, le cose che non serve leggere, nel senso che non aggiungono niente, è inutile che leggiamo. L'ambra rituale offerta a Leyndell dall'Accademia di Re Lucaria per celebrare la pace. Sebbene l'arma sia arricchita da scintipietre e presenti gli ornamenti dell'albero madre, la lama ondulata palesa gli antichi scopi rituali. Quindi forse questa è un'arma che hanno dato a Leyndell quando si sono sposati Rennala e Radagon, e adesso ce l'ha data Selen, che adesso non c'è più, nel senso che mi sa tanto che ha avuto praticamente la stessa fine di Rennala. Adesso è diventata un guscio vuoto, fondamentalmente. La frusta di Dialos non ci dice granché. Sempre ribadisce la storia di casa Oslo è scritta con il sangue. Però, ecco, forse dovremmo leggerci la sua maschera. Forse questa potrebbe darci qualche informazione in più sul personaggio. Abbiamo anche il vaso che ci ha dato Alexander. Vaso che all'incontrario veste perfettamente sulla testa, fatto con orgoglio da Alexander Pugno di Ferro. In quanto gentile omaggio di un vaso, aumenta la potenza dei vasi da lancio, che per una build vaso, che non è il nostro caso. L'armatura di Jaren, cappuccio a punta rovinato indossato dal cavaliere Jaren, o per gli amici anche Gael, non so se volete, per chi conosce Dark Souls. Jaren fu inviato dal generale Radahn a servire come suo comandante. Si dice che abbiano prestato un onorevole giuramento di morte l'uno all'altro. Ok, quindi era un cavaliere di Radahn lui. L'elmo dell'ariete, ovvero il bersaglio che cerca di uccidere Patches, adornato di fregi raffiguranti un ariete dorato. Thragot è un celebre cavaliere incline a offrire assistenza. Innumerevoli senza luce di fronte alle avversità dell'Interregno sono sopravvissuti. Sì ragazzi, qua siamo completamente usciti dal personaggio. Questa è un'entità che non avrebbe mai ucciso Alexander. Stregone errante, comune veste di stoffa spessa, indossata da Wilhelm, lo stregone errante, uno dei primi senza luce a giungere alla rocca della tavola rotonda. Dopo aver attinto alla corrente originaria, questo silente studioso della stregoneria venne indotto a scontrarsi con il suo amico Vargram. Si dice che allora fu imprigionato nella rocca della tavola rotonda. Dobbiamo leggere la maschera di Selen, una delle maschere di scintipietra conferite agli scolari di Raya Lucaria, le cui ricerche sono state ritenute meritevoli. Ragazzi, forse abbiamo azzeccato. Quel quadro all'Accademia forse era Selen. Questa maschera dall'aspetto cortese è stata concessa a una studiosa talmente eccellente da meritare il titolo di strega. Può essere che era una maga addirittura ai livelli di Rennala quando ancora aveva un po' di senno? Può essere. Selen sembra essere molto forte, ma la sua conoscenza l'ha portata a diventare quella cosa. Forse sapete che potrebbe essere un qualcosa che un po' preoccupa Alexander, perché è proprio quello che pensa di Victor, ovvero talmente tanta conoscenza, talmente tanta sete di conoscenza da poi portarlo a diventare una cosa del genere. Victor è abbastanza intelligente, tipo
secondo Alexander, non penso che abbia studiato il culto dragonico perché c'è la possibilità di diventare un drago impazzito, una specie di drago impazzito. Non pensa della fiamma della frenesia, non penso, perché anche quello ti porta alla follia. Però ecco, la paura di Alexander è questa, che Victor possa in qualche modo perdere la testa per qualcosa a tal punto da impazzire e diventare un qualcosa, cioè non più Victor fondamentalmente. Riproduzione dell'elmo d'argento a due code decorato con ornamenti floreali, tuttavia qui le due code non sono presenti. Diallo Soslov aveva un fratello maggiore, un uomo giusto, rigoroso e di poche parole, nessuno vantava imprese paragonabili alle sue. Eppure il giovane aspirava a emularlo, bramando il giorno in cui avrebbe scritto nel sangue la storia di casa Oslo. Stava per spezzare il cuore di suo fratello e ne era consapevole. Quindi lui era geloso del fratello, ma forse il fratello gli dava molta pressione del fatto che lui non era un abile guerriero come lui. E quindi alla fine è diventato un ceramista e poi ha fatto la fine che ha fatto, però comunque è stato comunque un eroe. Va bene Space Gamers, io direi che per questo episodio è tutto. Se ho dimenticato qualcosa ovviamente lo recuperiamo dopo, ma credo che non ci sia più niente. Anzi, l'ho visto proprio con la punta dell'occhio. Runa dei numi. Grazia che alberga negli abitanti dell'interregno come una sorta di residuo aureo. Si ritiene che i numi non siano originari dell'interregno e che appartengano alla medesima stirpe della regina Marika. Shadow of the Erdtree. Ci vediamo al prossimo episodio.